è solo asfalto. Radio Roma Capitale, siamo via Accademia degli Aggiati, e proprio l'incrocio con via Attilio Ambrosini, zona Montagnola. Si è aperta questa voragine questa mattina, profonda alcuni metri, è come se, vedete, lo strato di asfalto, poi di fatto sotto non ci fosse nulla. Evidentemente c'era una perdita d'acqua, chissà, no, questo non è dato di saperlo ancora, ma qualcosa che sicuramente ha fatto venir meno lo strato di terra sottostante. Sta di fatto che, ecco il risultato, è un miracolo, dicevano le autorità, che non siano transitate macchine proprio in quel momento. Vedete com'è la situazione, certo una grossa voragine, siamo in attesa di capire anche quali sono le motivazioni che hanno portato a questa apertura appunto di questa voragine. Ci sono i segni, evidentemente, quanto vediamo, anche di probabilmente una perdita d'acqua, però ci sono anche, come sempre accade, dei tubi, dei cavi tranciati di netto, eccoli qui. Questo è lo strato dell'asfalto, vedete, eccolo qui. Evidentemente qualcosa ha portato poi all'erosione sottostante. Molti sono i curiosi, ovviamente, i residenti e non. Cercheremo poi di capire, sono sulla protezione civile, anche alcuni esponenti del municipio, ottavo municipio, questo qui. E siamo in attesa poi di capire un po' meglio quali possono essere state le cause. Per il momento disagi chiaramente alla viabilità, non potrebbe essere altrimenti. Noi rimaniamo qui a seguire un po' l'evolvere della vicenda. Per il momento Jacopo Nassi, Radio Roma Capitale TV, via Accademia degli Aggiati.